tutto bene, no, bellissima la festa, tutto male per quanto riguarda i coni, perché tanto troppo, però oggi siamo in questa festa, di cui noi come coni provinciali riconosciamo alla veterana dello sport, questa grande associazione dell'America che a livello nazionale la vedeva per tanto tempo, di cui noi ringraziamo molto di tutto quello che fa per la promozione sportiva, l'educazione allo sport, per tutte quei valorizzare i valori dello sport, come già detto il nostro precedente. E speriamo che ci sia un auspicio, in futuro le cose possono cambiare, ma magari mantenere sempre lo stesso tenere lo slancio, quello che succederà ancora, le norme non le conosciamo ancora bene. L'importante è che non si dimentichi il valore dello sport, quello che lo sport fa alla nostra gioventù, sia per l'attività motoria che per questa educazione alimentare e benessere, che poi è un grande merito che dopo verrà terminato anche con il sistema di giocanza, li conosciamo veramente orgogliosi. Grazie, grazie davvero, un bel applauso! L'ha già annunciato Gianni Barbieri, adesso lo sapete già, il prossimo premiato, ma noi comunque andiamo avanti perché c'è la presentazione prima di nominarlo, e quindi è un progetto di educazione sportivo motoria e alimentare che è stato nel 2000, Presidente per favore, ha coinvolto migliaia e migliaia di ragazzi ogni anno. Pensate, nel 2012 sono stati 11.000 i giovani guidati da 600 educatori. I veterani dello sport di Parma hanno deciso di premiare il progetto Giocampus, la cui anima e coordinatore è Elio Volta. Vanno consolidate, questa è veramente una grandissima tradizione, è sempre un piacere grande essere con voi. Grazie. E certamente, allora, questo legame quindi che si consolida sempre, chissà da quando. Elio Volta, ti chiedo, perché ci conosciamo, non mi sento di darti di lei, da tanti anni, ha fatto forse la prima intervista quando ha presentato questo progetto, e devo dire che il merito è tutto vostro, di tutto lo staff, perché già la prima edizione sembrava un successo, ma nonostante questo è sempre cresciuto giocando, sia a livello di numeri ma anche di iniziative, perché non c'è soltanto la scuola, ma c'è anche neve, estate, insomma, è veramente completo. Sì, in effetti lasciami ringraziare Corrado Cavazzini e tutti i soci per questo riconoscimento molto importante. Sono veramente molto contento di essere qui rappresentante di un progetto che, come dicevi tu prima, coinvolge 11.000 bambini all'anno. E sono 12 anni appunto da quando abbiamo iniziato, e devo dire che non c'è famiglia a Parma che ha avuto o qualcuno che lavora o qualche ragazzo soprattutto che ha, attraverso il nostro progetto, ha avuto l'opportunità così di crescere con i due pilastri fondamentali del nostro progetto. La ricetta è l'educazione motoria e l'educazione alimentare, proprio per il benessere delle nostre generazioni future. Quindi attraverso questo progetto che, come dicevi tu prima, coinvolge 365 giorni all'anno. Io sono molto contento, mi avete fatto fare 700 km per ricevere questo premio, me li ho fatti molto con grande piacere, proprio perché ero e sono coinvolto in questo progetto della fase neve, quindi ero in montagna, domani mattina tornerò, ma come dicevo prima, veramente grazie per aver identificato in questo progetto veramente una cosa importante. Io ho occasioni anche di andare in giro, insomma, Parma è importante per tante squadre, in tanti sport molto importanti, è importante ed è conosciuto anche per Giocampus, un vero fiore all'occhiello di tutta la città. Grazie. Grazie davvero a voi! Educazione alimentare è fondamentale, poi il binomio assieme.
e quindi non ci resta che...